Abbiamo da poco parlato dell'umanesimo, movimento culturale che si sviluppò a partire dal 300 e poi anche nel 400, prima in Italia, poi nel resto d'Europa e contrassegnato, come abbiamo già detto, soprattutto dalla riscoperta dei classici greci, dei classici latini. Ma questo umanesimo, nel corso soprattutto del 400 e poi anche del 500, diede il via a un movimento culturale più ampio che cambiò il modo di pensare degli uomini del tempo, diede il via a quello che in Italia è stato giustamente chiamato Rinascimento, perché sembrò che qualcosa andasse rinascendo, risorgendo dalle ceneri. Oggi parleremo proprio di questo Rinascimento. Inizialmente ne parleremo in termini generali, vedendo quali discipline furono coinvolte, come mai si sviluppò proprio in Italia e con certe classi sociali, e poi nelle prossime puntate approfondiremo ulteriormente il tema, vedendo anche come in concreto cambiò questa mentalità, in quali discipline ci furono delle innovazioni e come queste ovviamente avrebbero poi segnato la storia dell'uomo europeo e dell'uomo in generale. Sigla e poi cominciamo. Dentro alla storia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti. 31esima puntata, il Rinascimento. Eccoci qui di nuovo, ben trovati col nostro consueto appuntamento con la storia. Come vi dicevo, oggi ci concentriamo sul Rinascimento, un periodo storico che è importantissimo soprattutto per l'Italia, perché fu forse il momento, al di là dell'Impero Romano, in cui l'Italia fu per la prima e forse unica volta veramente centrale nello scenario mondiale. In Italia avvennero tutte le più grandi innovazioni dell'epoca, in campo politico, in campo scientifico, in campo soprattutto artistico, e l'Italia era davvero il baricentro del mondo, un po' come New York oggi o Parigi nell'Ottocento. Firenze in particolare fu la città più protagonista di questo ampio movimento, ma poi, come vedremo, furono coinvolte anche altre città come Roma, Venezia, Urbino, Ferrara, Mantova e così via. Questo movimento culturale del Rinascimento, ovviamente, come vi dicevo, prese il via dall'umanesimo, fu una sua, direi quasi naturale evoluzione, perché la riscoperta degli antichi, il cambiamento di prospettive, le idee nuove portarono, nel corso dei decenni ovviamente, a sviluppare un nuovo sentire che poi sarebbe stato terreno di coltura ideale per anche grandi novità sotto diversi punti di vista, appunto questa rinascita, questo rinascimento. Intanto bisogna dire una cosa: ovviamente la parola rinascimento presuppone una morte precedente, no? Si rinasce quando si è prima morti, come se si risorgesse. In Italia avremo anche un risorgimento, ne parleremo. Ma perché rinascimento? Quando venne usata questa parola? Contrariamente a quello che verrebbe spontaneo pensare, già gli artisti dell'epoca si ritenevano parte di un rinascimento. Noi sappiamo che di solito i nomi delle varie epoche storiche vengono dati a posteriori, dopo qualche secolo, normalmente. In questo caso invece, rinascimento è un termine che affonda le sue radici proprio in quella fase storica, nel senso che gli artisti di quel tempo, del 400 e del 500, i letterati di quel tempo, pensarono davvero di essere davanti a qualcosa di nuovo, a qualcosa di così innovativo, di così diverso da ciò che c'era stato prima, che valesse la pena di parlare di questo rinascimento. Furono infatti loro a parlare dell'età precedente come di una media etas, età di mezzo, età di passaggio, medioevo, come diciamo anche noi oggi in italiano. Perché? Perché si rendevano conto che la loro età contemporanea, quella in cui vivevano, era separata dall'età classica, a cui però si richiamavano, da un'età di mezzo, che era stata età di decadenza. Loro ritenevano che il Medioevo fosse davvero un'età di abbassamento, di sconfitta, di morte, non tanto dell'uomo ovviamente, quanto di alcuni elementi culturali, della pittura, della scultura, della ricerca anche libera. Sappiamo che oggi questa visione è stata ampiamente riconsiderata, nel senso che il Medioevo è vero che in certe fasi storiche soprattutto rappresentò un momento di decadenza, di perdita, l'abbiamo parlato anche noi stessi più volte, ma è anche vero che il Rinascimento non comparve ex abrupto come una novità incredibile e improvvisa. Il Rinascimento fu figlio di tutta una serie di semi che vennero posti proprio nel Medioevo.
Se nel 400 si poté cambiare il modo di dipingere, si poté cambiare il modo di scrivere, si poté cambiare la fisica, fu perché già nel 300, nel 200 e a volte anche nel 1100 ci furono dei tentativi di innovare in questo settore. Ci furono magari un po' più timidi dei tentativi di portare avanti la cultura. Quindi, contrariamente a quello che dicevano gli uomini del 400, il Rinascimento non fu davvero una rottura così clamorosa. Fu certo un'accelerazione, quello sì, un'accelerazione di alcuni elementi che già erano stati posti nelle epoche precedenti. Certo, appunto, ripeto, nel 400 tutto prese una piega molto rapida, molto veloce, le novità si iniziarono ad accavallare l'una sull'altra, ma ripeto, non fu una novità incredibile, inattesa, imprevedibile. Fu una portare a termine quello che già si era un pochino posto, quello che già un po' si respirava nell'aria. Certo è, ripeto, che qualcosa di nuovo avvenne, quello sicuro, se no non parleremmo di Rinascimento. Ovviamente furono coinvolte varie discipline, come già vi ho accennato, soprattutto l'arte. Quando noi ancora oggi parliamo di Rinascimento, il primo pensiero va all'arte, perché è lì che forse divenne più evidente l'innovazione, le novità, i cambiamenti. E quando parlo di arte penso soprattutto alle tre arti classiche: la pittura, la scultura e l'architettura. Però questo movimento non rimase confinato solo all'arte, si estese poi anche a tanti altri campi, si estese alla politica ad esempio, e parleremo nelle prossime puntate di Machiavelli e Guicciardini, per fare solo un paio di esempi. Si estese alla letteratura, parleremo di Ariosto, per dirne uno, di Tasso e compagnia bella. Si estese alla filosofia, perché effettivamente avremo Giordano Bruno, avremo Galileo Galilei. Si estese alla medicina, si estese alla fisica, all'astronomia, si estese davvero a tanti, tanti settori, coinvolgendo soprattutto le città italiane, perché effettivamente il baricentro di questo movimento culturale, come vi dicevo già qualche minuto fa, furono i comuni italiani, o meglio gli ex comuni italiani, ormai evolutisi in signorie. Il baricentro principale, la capitale vera e propria del Rinascimento, fu sicuramente Firenze, e oggi ne abbiamo traccia nelle grandi opere d'arte della città toscana, nella Galleria degli Uffizi, solo per fare un esempio. Ma poi ovviamente furono coinvolte tante altre città. Vi ho citato tra quelle più importanti sicuramente Mantova, Ferrara, piccole gemme anche del Rinascimento, Venezia, Urbino, Roma stessa, dove i papi attirarono sicuramente molti molti artisti. I nomi dei protagonisti principali probabilmente già li conoscete, ma vale la pena fare una velocissima carrellata, poi su alcuni ci soffermeremo un po' noi in storia, un po' nel nostro podcast gemello dedicato alla filosofia, quando ci arriveremo. Comunque, a Firenze operarono personaggi di primo livello come Brunelleschi, Masaccio, Leonardo, Michelangelo, Botticelli, Donatello, Leon Battista Alberti e tanti altri. Quindi sicuramente, come vedete, già solo da questo elenco di artisti Firenze fu una città di primo piano. Ma poi appunto non solo in campo artistico, a Firenze operarono anche Machiavelli e Guicciardini, che vi ho già citato, operarono i filosofi Ficino, Marsilio Ficino e Pico della Mirandola, operò anche lo stesso Lorenzo il Magnifico, che oltre ad essere grande uomo politico, ne abbiamo parlato nelle scorse puntate, fu anche un letterato, autore di alcune poesie ancora oggi imparate a memoria spesso dagli studenti. Per citare le altre città, vi ho citato Mantova ad esempio. Ecco, a Mantova, sotto la signoria dei Gonzaga, lavorarono Mantegna e Vittorino da Feltri, di cui abbiamo parlato nella puntata scorsa. A Venezia operarono Tiziano e Tintoretto, per fare solo un paio di esempi. A Ferrara, sotto gli Estensi, Ariosto e Tasso, i due più grandi forse letterati scrittori di quest'epoca. Poi ci fu sicuramente Urbino, da menzionare, dove la signoria di Montefeltro portò Piero della Francesca, poi Urbino diede anche i natali a Raffaello, che fu attivo anche a Roma. E poi l'ultima città veramente importante da menzionare, come vi dicevo, fu appunto Roma, dove i papi portarono molti molti artisti. I papi lavorarono come mecenati principali forse in Italia. Certo, anche le signorie pagarono, come vi ho detto, molti lavori a questi artisti, sia i Medici a Firenze, sia appunto i Gonzaga, gli Estensi, eccetera.
Ma a Roma i papi in questa fase storica amarono circondarsi di grandissime opere d'arte, furono realizzati tutti i più grandi capolavori che oggi contrassegnano Roma, pensate alla Cappella Sistina, pensate alla Chiesa di San Pietro, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, chiaramente questa fu un'operazione molto, molto dispendiosa e questo avrà delle conseguenze, ne parleremo quando arriveremo a Martin Lutero e alla sua polemica contro la corrotta Chiesa romana. Ma ovviamente dal punto di vista artistico permise la crescita, lo sviluppo, l'imporsi di grandi artisti come Michelangelo stesso, che lavorò appunto alla Cappella Sistina, come Raffaello, che dipinse le sale interne di quelli che oggi sono i Musei Vaticani, anche la stessa scuola di Atene, il celebre dipinto che citiamo spesso in filosofia, fu realizzato da Raffaello a Roma, e poi molti altri artisti. Una menzione finale va fatta anche per la città di Milano, dove magari ci furono meno attività rispetto ad altre città del nord Italia, ma lavorò Leonardo prima di passare in Francia, e a Milano ricorrerete sicuramente, dipinse uno dei grandi capolavori del Rinascimento italiano, cioè il Cenacolo, l'Ultima Cena. Insomma, vedete, tantissime città del centro nord Italia, alcune di più, alcune di meno, segno che sicuramente c'era un legame, e adesso vedremo bene perché proprio nel centro nord Italia. Ovviamente il primo effetto di questo sviluppo del Rinascimento fu una mentalità nuova, una introduzione di nuove tecniche, anche di nuovi modi di vedere il mondo. Ne parleremo molto più diffusamente nella prossima puntata, però vi faccio notare questo a proposito di nuovi modi di vedere il mondo. Nell'arte fu reintrodotta la prospettiva la cui conoscenza si era persa completamente nel Medioevo, che era abbastanza conosciuta nell'età antica e che adesso divenne il punto focale dell'arte dell'epoca, soprattutto della pittura. Avrete presente certi quadri appunto fortissimamente prospettici. Ecco, se ci pensate bene, la prospettiva effettivamente è proprio un nuovo modo di vedere il mondo, vedere le cose più in profondità, vedere le cose ma letteralmente più in profondità, vederle occupare degli spazi con un'ottica che potremmo dire anche più scientifica, ovviamente, perché si tenta di riprodurre sulla tela quello che è ciò che l'occhio restituisce. E in letteratura, ad esempio, si cerca di raccontare storie anche dal contenuto profano, dopo che per secoli si erano raccontate soprattutto storie religiose o comunque legate alla religione, quindi si rinnovano la poesia e il teatro. In filosofia arriverà l'effetto della rivoluzione copernicana, e quindi anche qui una prospettiva completamente nuova, perché l'uomo non sarà più al centro dell'universo, ma scoprirà di occupare una posizione periferica, e questo influenzerà anche la filosofia italiana, anche se in questa prima fase la filosofia italiana del 400 sarà ancora fortemente legata a Platone, soprattutto a Firenze, e ad Aristotele, soprattutto a Padova. Ma come vi dicevo, queste prospettive nuove, questi nuovi modi di vedere il mondo sono legati in qualche misura alle città italiane, a quelli che erano stati i comuni e che adesso sono diventate le signorie. Perché? Perché effettivamente tutte queste innovazioni trovano terreno fertile nel centro nord Italia e invece ad esempio non nel sud Italia, non a Napoli, dove c'è poca roba dal punto di vista rinascimentale, non a Palermo, dove c'erano state altre fasi di grande splendore, ma adesso tutto sommato la città passa un po' in secondo piano. Perché non a Parigi, perché non a Londra, perché non lo so, a Monaco di Baviera o altrove? Beh, sicuramente lo sviluppo storico delle città italiane ha un suo peso. Quello che era avvenuto in Italia ha un suo peso e una sua precisa influenza sullo sviluppo di questa corrente culturale e artistica. Direi alcune cose sono da rimarcare. Primo aspetto: effettivamente le città italiane avevano goduto già dal XII secolo, direi, di grandi libertà. C'erano le cosiddette libertà comunali, le libertà repubblicane, che effettivamente avevano creato negli italiani dell'epoca, negli abitanti di queste città, un clima più tollerante, almeno rispetto alla media dell'epoca, un clima in cui era possibile da un lato la sperimentazione, dall'altro anche almeno una parziale ascesa, sociale o artistica che fosse. Erano città, insomma, più moderne, più aperte, più interessate anche alla novità, perché tradizionalmente erano state città innovative, erano state città in cui le novità si erano imposte rapidamente,
E ora l'idea che qualcuno potesse rivoluzionare il modo di fare pittura, potesse rivoluzionare il modo di fare letteratura, potesse rivoluzionare il modo di far politica, non scompigliava più di tanto le carte, non creava più di tanto problemi, meno di quanto ne avrebbe creati altrove. Quindi sicuramente era una città già aperte, già in cui l'innovazione non era vista affatto male. Certo, questa innovazione poi non bisogna neppure esagerare, non era ovviamente aperta a tutti, la libertà non era poi così ampia come ci potrebbe sembrare, era una città ancora in cui c'erano delle classi dominanti che tenevano in mano il pallino della situazione, l'abbiamo visto anche nel 300, ad esempio a Firenze, quando i Ciompi tentarono di ribellarsi andando incontro a una sconfitta clamorosa. Non è che per tutti ci fossero possibilità di ascesa sociale, non è che per tutti ci fossero libertà. Però, alcune classi sociali potevano godere di questa libertà, c'era un po' di margine e sicuramente c'era più margine di quanto, ripeto, non ce ne fosse in altre realtà. Quindi questo è un primo elemento, la libertà, l'innovazione, il gusto per la sfida, erano elementi caratterizzanti di queste città del centro-nord Italia. Un secondo elemento importante era lo sviluppo dell'artigianato. L'arte, soprattutto l'arte rinascimentale, nasce come sviluppo spontaneo dell'artigianato. A Firenze, ad esempio, c'erano botteghe sempre più specializzate, sempre più brave nel realizzare costruzioni, decorazioni, opere di vario tipo. Ecco, all'interno di queste botteghe si formarono e poi nacquero, si svilupparono i più grandi artisti dell'epoca. Quindi l'arte rinascimentale partiva dall'artigianato, poi magari a un certo punto si staccava dall'artigianato perché questi artisti uscivano dalla bottega e creavano un loro stile più personale, ma si formavano, apprendevano i rudimenti della loro arte proprio all'interno delle botteghe. E ovviamente questo è possibile solo laddove ci sono botteghe ben avviate, ci sono artigiani capaci che già da secoli stanno apprendendo le tecniche, stanno tramandando queste tecniche, e questo era possibile appunto a Firenze, dove abbiamo parlato tante volte di grandi arti e corporazioni, era possibile in parte a Venezia, era possibile in altre città del centro nord. Quindi questo è un secondo elemento: primo la libertà, secondo l'artigianato, terzo elemento le committenze. Bisognava ovviamente che questi artisti avessero di che mangiare, altrimenti non avrebbero fatto gli artisti. Bisognava che ci fosse qualcuno disposto a pagare pittori perché dipingessero, scultori perché scolpissero, architetti perché disegnassero nuove ville, nuove case, nuovi palazzi, nuove chiese, eccetera. Questo è possibile solo se c'è un'economia che si sta sviluppando, un'economia che ha bisogno di spendere, che ha voglia di spendere, anche per opere che magari sono voluttuarie, per cose di prestigio, e non per beni di prima necessità. Cioè c'è bisogno di ricchi, di mecenati, che abbiano voglia di spendere per farsi un nuovo palazzo, per abbellire la loro dimora o i loro palazzi con nuovi quadri, nuove tele, nuove sculture. Questo è possibile soprattutto in Italia, perché in Italia c'è un ceto dirigente abbastanza ampio, abbastanza ricco e abbastanza diffuso, che fa un po' a gara per imporsi. Vi ricordate che abbiamo detto nelle scorse puntate che in Francia, in Inghilterra, in Spagna la nobiltà viene un po' alla volta defraudata del suo ruolo in favore di un accentramento del potere in mano dei sovrani. Effettivamente in Francia, per fare un esempio, l'unico forse che si può permettere opere di questo tipo è il sovrano, è il re. Solo il re può essere mecenate di tanti artisti. E quindi c'è un unico vero e importante mecenate che può permettersi di spendere tanti tanti soldi per opere d'arte. In Italia non ce n'è uno solo. In Italia, complice il fatto che non si è creato uno Stato accentrato, ma che ci sono tanti centri di potere, ci sono anche tanti possibili mecenati. C'è il Papa a Roma, sicuramente, che è quello che forse può spendere di più, ma ci sono i Medici a Firenze, ci sono i Gonzaga a Mantova, gli Estensi a Ferrara, come abbiamo detto, Urbino, eccetera. Cioè ci sono tanti che sono disponibili a spendere, che vogliono spendere per mostrare il prestigio del loro casato, della loro signoria. E quindi più gente c'è che è disposta a spendere, più mercato c'è per gli artisti. Gli artisti
si sviluppano, restano in Italia, apprendono nuove tecniche, migliorano nel corso degli anni proprio perché c'è mercato. Se non ci fosse stato questo mercato, se non ci fosse stata la classica domanda davanti all'offerta, allora forse non si sarebbero sviluppati così tanti artisti, tecniche così avanzate, eccetera. Quindi, ripeto, ricapitolando, maggior libertà, grande legame con l'artigianato, una presenza di tanti committenti e ultimo ma non ultimo, e questo potevamo darlo un po' per scontato, l'Italia era stata già il baricentro dell'umanesimo, quindi si erano create in Italia delle scuole, delle università, si erano tradotti testi antichi, si erano riscoperti temi classici e questo ovviamente fa da fermento per i nuovi interessi, per una riscoperta di alcune tecniche che erano state abbandonate, per un nuovo ruolo dell'uomo. Ma chi erano questi artisti rinascimentali che lavoravano in Italia e che appunto cambiavano l'arte, la politica, la letteratura dell'epoca? Qualche nome l'abbiamo già fatto, ma cerchiamo anche di inquadrarli un po' dal punto di vista sociale, da quali classi provenivano, dove lavoravano, eccetera. Allora, bisogna parlare in realtà di una stretta elite, nel senso che vi ho citato tanti nomi prima. Potremmo elencarne decine di artisti, di nomi, di personaggi importanti di quest'epoca, però effettivamente, se poi andiamo a vedere la popolazione italiana, quanti erano concretamente, abbiamo poche centinaia di persone che si occupavano di vari rami dell'arte. Tenete presente che erano davvero artisti a tutto tondo. Per fare un esempio, Michelangelo dipingeva, ma scriveva anche poesie, Leonardo dipingeva, creava macchine, faceva ricerca scientifica, faceva di tutto. Insomma, erano personaggi che si occupavano di tante discipline e non erano tantissimi, erano poche centinaia, in una popolazione italiana che all'epoca contava probabilmente circa 10 milioni di abitanti. Quindi erano un'estrema minoranza, ovviamente. Non dovete pensare al Rinascimento come un'epoca in cui chiunque fa l'artista. No, non è così. Sono pochi grandissimi artisti all'interno di una popolazione che è costituita ancora per il 90-95%, forse anche 98%, da contadini analfabeti che non ne sanno nulla di pittura, non ne sanno nulla di letteratura, non ne sanno nulla di Rinascimento. Per la stragrande maggioranza della popolazione italiana, il Rinascimento non fu affatto un'epoca di rinascita. Fu un'epoca di duro lavoro come era stato l'epoca precedente. Però, effettivamente, per alcune decine di uomini, il Rinascimento fu un'epoca di grande innovazione. E allora vediamoli da dove provenivano questi uomini, da quali classi sociali provenivano. Intanto bisogna rimarcare una prima importante differenza rispetto al Medioevo. Fino al Medioevo la cultura era stata infatti appannaggio dei sacerdoti e dei monaci. Se tu volevi studiare, se tu volevi scrivere, se tu volevi fare filosofia, dovevi in qualche modo abbracciare la carriera ecclesiastica, dovevi farti frate, monaco, sacerdote. Questa era l'unica via. In effetti, se pensate a tutti i grandi filosofi, ad esempio, del Medioevo, sono tutti uomini di chiesa, magari anche innovativi, ma pur sempre uomini di chiesa. Le eccezioni erano poche ed erano limitate principalmente al campo della letteratura. Abbiamo ad esempio Dante come esempio più famoso forse di letterato che non aveva legami di per sé con la chiesa. Abbiamo altri scrittori in giro per l'Europa, ma erano davvero pochi. Ora invece nel Rinascimento la Chiesa diventa committente, ma non è coinvolta nel lato artistico di per sé, nel senso che gli artisti sono laici. Quegli uomini che vi ho citato, da Leonardo a Michelangelo, da Machiavelli a Ficino, a chi volete voi, si tratta sempre di uomini laici, a volte che magari hanno avuto un passato all'interno dei monasteri, ma che poi ne sono usciti. Pensate a Giordano Bruno, ad esempio, che appunto entra in monastero molto giovane e poi però lascia la tonaca perché dice cose che la Chiesa non può accettare. Quindi l'arte e la cultura si laicizzano inevitabilmente, anche se poi ovviamente chi lavora per la Chiesa deve dipingere scene bibliche, scene religiose, ma comunque con un atteggiamento diverso rispetto a chi era stato prima monaco o sacerdote. E come vi dicevo, questi artisti quindi provengono da una classe diversa rispetto a quella ecclesiale. Provengono molto spesso da una classe legata all'artigianato.
Gli artisti, in particolare cioè i pittori, gli scultori, gli architetti, sono tutti figli principalmente di bottegai, di artigiani, e il loro lavoro, almeno all'inizio, è visto proprio come una evoluzione dell'artigianato. È un lavoro che in effetti nelle prime fasi del Rinascimento viene anche denigrato in parte, perché è un lavoro manuale, è un lavoro che funziona su committenza, cioè ci si mette a servizio di qualcuno che paga, è un lavoro che prevede comunque alla fine la vendita di un prodotto. Tu sei un artista, ma sei un artista che potremmo dire prezzolato in un certo senso, che deve obbedire a chi paga, che deve soddisfare chi paga, e quindi la libertà artistica c'è sì, ma solo fino ad un certo punto. E in più lavori con le tue mani, cosa che all'epoca era ancora simbolo, emblema di un lavoro tutto sommato di livello inferiore. Effettivamente gli artisti non godono subito di grandissima considerazione, sono considerati più che altro dei grandi artigiani, dei bravi artigiani. Però un po' alla volta inizieranno ad acquisire considerazione sociale, inizieranno anche ad essere pagati molto lautamente. I più grandi artisti si faranno pagare molto molto bene, e in certi casi riceveranno un po' alla volta anche non solo soldi per le loro opere, ma perfino dei titoli nobiliari in certi frangenti per le loro opere. Segno che la considerazione sociale nei loro confronti va via via cambiando nel corso del 400 e del 500. Diverso è l'atteggiamento riguardo agli umanisti e gli scrittori. Umanisti e scrittori molto spesso non avevano origini artigiane, ma avevano origini nobiliari. Erano figli di nobili, abbiamo citato l'altra volta Pico della Mirandola per fare un esempio, che era un nobile, oppure provenivano dalla classe dei mercanti, dei professionisti, quindi da classi che certo magari erano classi borghesi, ma classi imprenditoriali, direi, classi che non lavoravano di per sé con le mani, maneggiavano soldi certo, ma investivano, facevano azzardi economici. Insomma, era una classe, quella dei mercanti, considerata più elevata almeno in parte rispetto a quella degli artigiani. Effettivamente si spiega molto bene perché gli umanisti, i letterati provenivano dalla classe nobiliare o dalla classe mercantile, perché per frequentare le università e quindi per imparare il greco ad esempio, o per poter accedere a certi testi eccetera, c'era bisogno di studi universitari, e gli studi universitari all'epoca erano piuttosto costosi, i libri erano molto molto costosi, e quindi chiaramente bisognava provenire da famiglie ricche che potevano permettersi di spendere molto per poter lavorare in quel settore, per potersi creare una carriera in quel settore. Quindi ripeto, artisti che provengono soprattutto dalla classe artigianale, intellettuali soprattutto dalla nobiltà o dai mercanti. C'è da fare un ultimo discorso e poi abbiamo concluso. Ho parlato sempre di uomini finora, artisti, letterati, sempre al maschile. E le donne? Ecco, vi avevo già accennato in una scorsa puntata che il ruolo delle donne nell'umanesimo fu sicuramente di secondo piano, se non di ombra completa, nel senso che non abbiamo, se non casi proprio eccezionali, donne che si occupano di umanesimo, di riscoperta dei classici, eccetera. Qualcosa di simile si può dire anche per il Rinascimento. Abbiamo alcune donne che effettivamente furono artiste, furono pittrici, ma poche, molte molte poche. Vi cito solo un paio di esempi. Ad esempio, nella poesia abbiamo Vittoria Colonna, grande poetessa dell'epoca. Dalle pittrici abbiamo Sofonisba Anguissola o Artemisia Gentileschi, che sono nomi importanti, ma in realtà già del 600, quindi già del Rinascimento molto avanzato, di un Rinascimento che ormai sta morendo e lasciando spazio a qualcosa di diverso. Qualche nome femminile c'è, ma poche. Perché? Perché nonostante a volte nei libri si sottolinei che qualcosa inizia a cambiare, che le donne iniziano a poter accedere alla cultura, sì, in parte è vero, ma sono poche le donne che possono accedere alla cultura. La cultura, soprattutto universitaria, rimane puro appannaggio degli uomini. Abbiamo alcune donne che vengono istruite in casa, dai padri soprattutto. Ci sono alcuni padri che, così preda degli ideali umanistici, interessati alla cultura, interessati alla riscoperta degli antichi, decidono anche di educare in parte le loro figlie, e quindi sta alla benevolenza dei padri l'eventuale educazione dei figli, delle figlie. Dei figli è più facile, delle figlie è molto più raro, però avviene, ecco, questo avviene.
in qualche caso avviene, e abbiamo quindi qualche donna che effettivamente si inizia a sgomitare e a farci spazio nel mondo culturale, nel mondo intellettuale, nel mondo artistico. Con fatica, con mille problemi, Artemisia Gentileschi è famosa anche perché fu protagonista di un processo per stupro nel Rinascimento, e magari faremo un giorno un video per approfondire questa storia che è molto interessante. Quindi i problemi ce n'erano per le donne, non era così facile, però qualche caso emblematico c'è effettivamente. Quindi la condizione delle donne rimane una condizione minoritaria, rimane una condizione di subordine, di subordinazione rispetto all'uomo, sicuramente, e per quasi tutte le donne è così, però c'è qualche donna che può farsi strada. A volte queste donne che si fanno strada vengono però anche malviste, vengono accusate, subiscono diciamo una visione molto maschilista che le etichetta in un certo senso come donne spietate, manovratrici, interessate al potere. Il caso più famoso in questo senso è quello di Lucrezia Borgia. Lucrezia Borgia è una delle grandi donne del Rinascimento italiano, uno dei personaggi più interessanti di quest'epoca, e magari anche qui un giorno faremo un approfondimento. Era figlia del Papa, figlia legittima ovviamente di Papa Alessandro VI Roderigo Borgia, ed era anche sorella ovviamente di Cesare Borgia, personaggio importante che abbiamo citato anche nelle scorse puntate. Ecco, Lucrezia Borgia fu data in sposa a vari signori dell'epoca, finì alla fine a Ferrara, ma fu pare una delle donne più intelligenti, più acute della sua epoca, che però la tradizione ci ha consegnato come una donna spietata, come una donna manovratrice, come vi dicevo, crudele. E tanto è vero che il nome di Lucrezia Borgia è rimasto proprio nell'immaginario come quello di una donna, una femme fatale quasi, una donna letale. Ecco, in realtà questa fama probabilmente è immeritata, nel senso che non fu affatto tutto questo. Per dire come donne importanti ce n'erano, qualcuna emergeva, ma nell'immaginario collettivo c'era ancora un grande pregiudizio verso queste donne. Ecco, abbiamo dato una prima panoramica di quello che fu il Rinascimento in Italia, di quali città coinvolse, di quali classi sociali coinvolse, e dobbiamo ancora vedere però quali effetti ebbe poi anche a livello di mentalità e poi a livello politico-sociale. La prossima volta parleremo proprio degli effetti così filosofici, diciamo, e i cambiamenti di prospettiva che abbiamo già accennato oggi, ma che approfondiremo meglio disciplina per disciplina nella prossima puntata. Ma per oggi questo è tutto. Vi ricordo che il podcast lo trovate su Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, Castbox, iHeartRadio, YouTube e poi anche soprattutto Spotify, e sempre su queste stesse piattaforme trovate anche il podcast gemello dedicato invece alla filosofia, che si intitola Dentro alla filosofia. Basta cercarlo e lo trovate. In più su YouTube trovate anche delle video spiegazioni, tantissime, sia di storia che di filosofia. Cercate il canale come Ermanno Ferretti oppure Scrip. E chiudo: se volete seguirmi e rimanere informati su quello che faccio e realizzo, potete seguirmi anche sui social network, in particolare su Facebook, su Twitter, su Instagram, sempre cercandomi come Ermanno Ferretti oppure come Scrip. Basta, ci vediamo presto, anzi ci sentiamo presto, per andare avanti con il nostro percorso sul Rinascimento. Parleremo di queste nuove visioni del mondo, parleremo della stampa, parleremo di tante cose e poi con tanti altri temi. Ciao, alla prossima!